Assessore Licheri, oggi al CEAS di Oristano, lo Spazio Giovani, la presentazione di un progetto di educazione ambientale. Di cosa si tratta? Allora, come voi tutti sapete, nel 2017 questa amministrazione ha istituito il CEAS all'interno dello Spazio Giovani. Sta avendo degli ottimi risultati. Uno dei progetti a cui ha partecipato dell'assessorato all'ambiente regionale è questo che dobbiamo presentare oggi, intitolato Coltiviamo la biodiversità. Di che cosa si tratta? Si tratta praticamente della realizzazione di un percorso educativo per quanto riguarda le specie che provengono sia dalla nostra terra, dalla Sardegna, che da altre parti del mondo. Uno spazio dunque educativo dal punto di vista del riconoscimento delle piante, uno spazio che riguarda essenze sensoriali e poi un altro spazio che riguarda la realizzazione di un orto sociale urbano. Questo è un modo per portare i giovani a conoscere anche le nostre specie autoctone, le specie che ci sono più vicine a noi, in modo che si abbia conoscenza delle loro specificità. Questo è uno dei tanti progetti che vengono proposti e regolarmente avviati al CEAS. Sì, e questo in particolare c'è una compartecipazione da parte della Regione Sardegna di 35.000 euro e 15.000 euro da parte dell'amministrazione comunale. Noi ci siamo subito sentiti di appoggiare questo progetto perché ci crediamo tanto. Oltre a questo, il centro di educazione ha lavorato soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento e la raccolta di materiali tipo la plastica inquinante nelle nostre marine. L'anno scorso lo stesso ha realizzato un progetto Navighiamo in un mare pulito, molto importante, lo stesso tra i primi finanziati dalla Regione Sardegna, che riguardava appunto le metodologie di smaltimento per i diportisti oristanesi e noi.